Nelle giornate del 14 e 15 ottobre si è svolta a Reggio Calabria la Biennale dell'Economia Cooperativa che Lega Coop ha organizzato con una serie di eventi e di confronti di altissimo livello ai quali hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni, della cooperazione, del mondo delle imprese e dell'economia, della cultura, dell'università, del terzo settore e dell'associazionismo. Un'intensa iniziativa che si è svolta tra il Museo Archeologico Nazionale e il Consiglio regionale e si è articolata intorno agli anniversari per i 130 anni di Lega Coop e i 40 anni di Lega Coop Calabria. In occasione dei 130 anni, Lega Coop ha progettato una mostra fotografica itinerante a cura dello scenografo Peter Bottazzi e Lega Coop Calabria ha redatto un fotolibro. La mostra e il fotolibro sono lo spunto per una riflessione sul ruolo che la cooperazione ha avuto nello sviluppo del paese e della regione, sugli spazi in cui si è mossa in funzione di una lettura del futuro possibile. Questi raccontano il ruolo della cooperazione, componente sociale ed economica di rilievo nel paese. Essa ha inciso sulla società e può continuare a farlo, a patto che intercetti i bisogni attuali e le nuove generazioni e si confronti sui temi di interesse della società, producendo proposte originali. Al convegno di apertura dell'evento è seguita l'inaugurazione della mostra itinerante B-Coop a cura di Peter Bottazzi e subito dopo la presentazione del libro 40-130, le misure del cooperare in Calabria, edito da Rubettino Editore. Come abbiamo ribadito nel corso di queste giornate, la mostra è itinerante, è partita da Bologna, siamo con il suo ideatore, curatore Bottazzi, il quale nel suo intervento ha parlato sì di una mostra che racconta 130 anni della cooperativa di Lega Coop, ma soprattutto è una mostra, diceva, del fare. È una mostra del fare, sì, perché poi questa mostra racconta la sperimentazione, racconta lo sperimentare che di fatto è qualcosa che non è solo ideale, non è solo qualcosa che hai nella tua testa, ma è qualcosa che poi devi in qualche modo mettere in atto. E io ho voluto raccontare un po' questo, ho voluto avere questi ragazzi che sono qui con noi, che di fatto compiono piccoli gesti quotidiani, come più o meno facciamo tutti, ma ha un valore simbolico perché vuole proprio diventare un sottolineare che qualunque cosa deve essere poi di fatto propositiva. E quindi l'idea di raccontare questi 130 anni attraverso un metro da falegname, qualcosa che si snoda e che diventa di fatto malleabile, con cui interagire, pensavo che potesse essere una bellissima sintesi di un racconto che
che appunto girerà per tutta Italia, che di volta in volta avrà modo di avere forme e rapporti diversi con le città e anche accoglierà da ogni centro in cui andiamo elementi che poi porteremo a Roma nella mostra finale, dove di fatto andremo a raccontare tutto questo viaggio, che più o meno raccoglierà materiali di 10 città italiane. Guardi, lei un'altra indicazione che ha dato, si tratta non di una mostra tradizionale, statica, ma in movimento. Il fatto che la stessa sia itinerante e che vada poi a raggiungere quasi tutte le regioni d'Italia, almeno una città per regione, qui in Calabria ovviamente Reggio Calabria, ci dà l'idea di quelli che sono stati un po' gli annunci anche dello stesso presidente di Legacoop Calabria, Angela Robbe, quando diceva ci sono i 130 anni di Legacoop insieme ai 40 anni in questo caso di Legacoop Calabria, però si attinge gli uni dagli altri. E lo stesso presidente nazionale Lusetti parlava di un cambiamento necessario, no, nel corso del tempo, da 2 anni dal suo insediamento, e però ha detto è necessario che ci sia una reale interazione tra le diverse cooperative e anche in termini di modernizzazione, e la mostra proietta questi 130 anni, ma non parlando in termini nostalgici, volendo far capire anche con queste installazioni, alcune semplicissime ma estremamente efficaci, quanto sia importante la manualità, la persona al centro del lavoro in realtà. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tieni conto che di fatto questo racconto, perché di racconto si tratta, questa messa in scena vuole proprio sottolineare questo aspetto, vuole diventare motore di pensiero, vuole incuriosire soprattutto. Io mi rivolgo, quando ho iniziato a pensare a questa mostra, a tutti coloro che in un qualche modo, come ero io inizialmente, non era così addentro alla storia della cooperazione e a quanto importante sia all'interno del nostro paese e di un pensiero economico, sociale. Per cui ritengo che sia veramente, per me è stata un'esperienza meravigliosa l'idea di poter avere questo onore, perché di quello si tratta. Quindi ha conosciuto il mondo delle cooperative, che prima diciamo con cui ho voluto assolutamente collaborare. Di fatto io dall'inizio, se vuoi, la visione estrema era quella, esasperando il tutto, di avere non solo cooperatori che lavorassero con me e che creassero la cosa, ma anche del far capire allo spettatore che anche l'energia elettrica che muove e che alimenta la luce di queste teche fosse alimentata come una dinamo da bicicletta, quindi come dire, fosse ben chiaro che qualunque cosa prendeva corpo e prendeva forma dall'uomo. In un certo qual modo, per conoscere e apprezzare le cooperative occorre starci dal di dentro, confrontarsi, e lì avviene la vera conoscenza, la vera importanza, la ricchezza. Certo. Grazie. Grazie a te. L'esperienza è una ricchezza, sicuramente quella delle cooperative, e la Calabria deve viaggiare necessariamente insieme. Ma il movimento cooperativo ha una storia di 130 anni nel nostro paese e di 40 anni in Calabria. In Calabria
ha svolto un ruolo importante. Noi dobbiamo guardare al futuro e sono sicuro che il soggetto della cooperazione può dare un grande contributo per la crescita della nostra regione e anche per creare opportunità di lavoro, per affermare una cultura dell'impresa di cui c'è assolutamente bisogno. Presidente, lei stamattina ha detto che la Calabria deve essere supportata dalla stessa Italia, da tutta Italia, perché si affaccia sul Mediterraneo e lì il futuro. Noi vogliamo proporci come risorsa al Paese e abbiamo bisogno di essere sostenuti in questa grande sfida alla quale siamo impegnati. Non è la sfida solo di una regione, della sua comunità, è una sfida che interessa l'insieme del Paese, perché l'Italia cresce se il Mezzogiorno cresce e nel Mezzogiorno la Calabria, che è l'avamposto, appunto, si mette nelle condizioni di poter esprimere pienamente le sue potenzialità. Noi siamo il ponte naturale dell'Europa verso il Mediterraneo e credo che deve essere questa potenzialità pienamente utilizzata, perché è un'opportunità per il nostro. Passerà da Gioia Tauro stamattina? No, Gioia Tauro ho avuto ieri un incontro con le organizzazioni sindacali, ho aperto una interlocuzione con il ministro Delrio e il problema è di avere sostegno e risposte nella direzione di aprire una nuova fase di sviluppo e di crescita di Gioia Tauro. Assessore, penso che lei sarà particolarmente felice anche per queste due giornate, per i diversi vertici istituzionali che stanno partecipando, ma soprattutto direi per i contenuti in termini di capacità delle cooperative nazionali, ma anche quelle regionali, ma anche per gli aspetti culturali e questa mostra, diciamo che è la ciliegina, come si suol dire, sulla torta. Sì, non potrei neanche riuscire a contare le cose che mi fanno essere veramente felice questa mattina. La prima è essere qui al Museo di Reggio Calabria, che raccoglie in sé la storia della Magna Grecia, e io, essendo figlia della terra della Magna Grecia, già su questo sono molto orgogliosa. Festeggiare il mondo della cooperazione, con un mondo che mi appartiene anche a livello personale, un pezzo di storia l'abbiamo fatta insieme, e festeggiare in questo modo, comprenderne la grandezza e il significato che la cooperazione ha nell'evoluzione dei diritti del lavoro, della libertà, della creazione delle comunità, e avere anche tanto livello del nazionale, della Lega delle Cooperative, il Presidente Lusetti, che con noi è sempre disponibile a collaborare e a cooperare, essendo che sta veramente nella loro logica e nel loro DNA e nel nostro DNA di cooperatori, e festeggiare oggi qui in Calabria un mondo della cooperazione che cresce, che sta crescendo, che sta avendo risultati, perché in quest'anno abbiamo davvero lavorato in sinergia insieme. Domani premieremo i ragazzi vincitori di Coop Startup, coloro i quali avranno la possibilità di iniziare loro stessi il viaggio del futuro da cooperatori. Per cui veramente come regione siamo felici di ospitare questo evento. Assessore, prima di lasciarla, è per me un dovere, no? Ieri sera lei insieme al Presidente ha incontrato CGL CISL e UIL, però proprio in quel momento è giunta la notizia della conferma di questo esubero, no? Nel porto di Gioia Tauro di questi lavoratori da parte di MCT. Dico questo perché, a fronte delle tante parole, no, di valore che abbiamo sentito quest'oggi, sarebbe bello davvero se si riuscisse a tirarci fuori dalle diverse situazioni gravi che vive ancora oggi la Calabria, e questa sembra essere una iattura in un certo qual modo, no? Quando sembrava che tutto fosse stato oramai portato a buon fine. Sì, c'è una parola che io ripeto spesso e che oggi calza anche a pennello in virtù di tutto quello che è stato detto, che è sinergia. Noi su Gioia Tauro, il livello regionale ha lavorato in sinergia con il livello governativo, con l'azienda, con i sindacati, a tutela non solo dei lavoratori, di chi era in esubero e di chi non era in esubero, ma di un territorio. In un territorio ci stanno tutti, ci sta la comunità, ci stanno i lavoratori, ci stanno i privati. La regione e il governo stanno lavorando in questo senso. Ieri c'è cascata questa tegola in testa, dovuta anche a qualche movimento sotterraneo che purtroppo in un contesto sociale difficile, come quello calabrese e quello di Gioia Tauro, è diciamo quasi usuale.
Noi continuiamo ad insistere in questo senso. Ieri stesso il Presidente, di fronte ai segretari delle organizzazioni sindacali, ha sentito il Ministro Delrio. È in corso questa trattativa ormai da giorni, a giorni ormai dovremmo saperne le conclusioni. Noi siamo sicuri che la vertenza andrà a buon fine e che questo sarà un risultato davvero di tutte le forze sinergiche che devono lavorare ognuno per la propria parte e per il bene di questo territorio. Capacità indiscutibili quelle delle cooperative, ma quest'oggi nei diversi interventi si è parlato anche di legalità su tutto il territorio nazionale, è necessario che ci sia questo binomio. Ma certo, tra l'altro pomeriggio c'è una sessione dedicata proprio, già il titolo della sessione, legalità, lo sviluppo passa da qui. E la dice lunga, perché lo sappiamo bene che la criminalità organizzata è ormai un holding internazionale, 44 miliardi di fatturato, riciclaggio internazionale, è un, si dice pure con un'espressione americana, che è un full service provider, l'andrangheta, per cui si pone come grande motore della più grande lavatrice di soldi sporchi che vengono rimessi sul mercato. È ovvio che le aziende sane non possono reggere la concorrenza, non solo per le problematiche che derivano dall'imposizione del cosiddetto pizzo, le angherie, le pressioni eccetera eccetera, ma il fatto che l'andrangheta ha messo sul mercato le proprie aziende che, non dovendo rispondere ad economie di bilancio o a particolari regole, il profitto ad esempio, ma dovendo soltanto lavare denaro sporco, è ovvio che riescono ad offrire servizi, prodotti di qualità superiore a prezzi inferiori rispetto a quelle che offrono le imprese legali, le imprese sane. Noi ci siamo incontrati diverse volte, abbiamo parlato ovviamente di quelle che sono le problematiche, una piaga, no? Quella della criminalità organizzata in Calabria, in Italia e nel mondo, possiamo dire, ma proprio stamane c'è stata un'ulteriore notizia di cronaca data dal procuratore Federico Cafiero de Rao a livello nazionale. In pratica, in commissione antimafia, lui ha detto che l'andrangheta controlla tutto e la popolazione è soggiogata. Diciamo, è amara come constatazione. Visto da dove proviene, a una fonte estremamente qualificata, il procuratore Cafiero de Rao, è chiaro che non parla a vanvera, parla con contezza di risultanze, di indagini, tra l'altro intercettazioni telefoniche, per cui quando si parla di sistemi o di poteri deviati, attenzione, questo la procura lo dice perché ha sentito in viva voce quello che magari alcuni personaggi squallidi che contrastano lo sviluppo della Calabria, una vera e propria rete. Ma noi abbiamo visto, guardi, con gli arresti che ci sono nel mondo della politica, massoneria deviata, proprio il caso Reggio, che è stato tra l'altro oggetto di, l'altro giorno proprio a Cosenza ne ha parlato pure Vantieri, all'inaugurazione dell'anno accademico ha parlato anche il presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, tra l'altro facendo riferimento anche all'audizione del presidente del GOI, insomma. Alcuni atti che sono stati messi in campo da questo Consiglio regionale, provvedimenti e leggi di cui se ne parlerà, ne avevo parlato pure durante la festa dell'unità. Guardi, Mario Oliverio che annuncia stamane, con orgoglio, qui proprio in inaugurazione di questa biennale, della cooperazione, dell'economia cooperativa, ma annuncia il responso della Corte dei Conti ieri, dopo 40 anni, è la prima volta che la Corte dei Conti finalmente ratifica, usiamo un termine per capire, o comunque approva un bilancio regionale. Presentiamo il bilancio, non ci sono osservazioni a nulla, si c'è un bilancio che è perfettamente in regola, è la prima volta dopo 40 anni. Questi sono, attenzione che non si redigono i bilanci, si mettono a posto i conti. Diciamo, allora, così, è vero, ma bisogna fare ancora di più evidentemente, ed è importante che ci siano anche i diversi appelli e che ci siano anche dichiarazioni di questo genere, perché nascondersi non farebbe altro che peggiorare la situazione, va bene? Dobbiamo recuperare, grazie, anche un po' di ottimismo. Grazie. Grazie a voi. Possiamo dire che una manifestazione di questo genere rappresenta un valore
aggiunto? Un valore aggiunto che corrisponde all'apertura del museo. Quando mi sono insediato, ormai un anno che sono qui come direttore di questo museo, avevo parlato di museo come salotto urbano. Ora diventa un salotto ancora più ampio, nel quale non solo cerchiamo di accogliere tutto il pubblico che viene ad ammirare i nostri capolavori, in particolare i bronzi di Riace, ma cerchiamo anche di ospitare altre storie come quella che oggi viene illustrata nella nostra piazza Paolo Orsi. E quindi penso che il museo con questo riesca appunto ad acquisire un valore aggiunto. È vero. Senta, anche lei investe non più su quell'immagine tradizionale, no, del museo statico, osservare le opere, riflettere magari, anche quello, però soprattutto un museo dinamico che vada incontro eventualmente anche al visitatore e delle diverse, tra le diverse fasce e categorie. Un museo assolutamente dinamico, un museo che oggi deve utilizzare anche gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie per essere efficiente nella comunicazione. Dobbiamo ricordare che il pubblico è molto variegato, si va dagli addetti ai lavori, dagli archeologi, dagli studiosi fino al pubblico, come dire, comune fino alle nuove generazioni, e noi cerchiamo appunto di puntare sulle nuove generazioni, sulle scuole, sui giovani, per trasmettere questo senso identitario della storia dell'antichità calabrese, anche per dare una speranza, assolutamente sì, anche per dare una speranza. Senta, lungi da noi di fare politica, parlare di un partito o dell'altro, di una coalizione o dell'altra, ma per quanto riguarda l'ambito culturale, dal suo punto di vista, quanto sta cambiando il rapporto tra istituzioni e realtà museali in Calabria? Beh, anche in termini economici, se vogliamo. Beh, sta cambiando perché dobbiamo lavorare in sinergia. Questa parola che abusata deve essere applicata, lavorare in sinergia, lavorare in un progetto comune, indipendentemente poi dalla parte politica, ma avere una direzione, una strada da percorrere, poi anche in modi differenti, però capire verso quale obiettivo tutti quanti ci muoviamo per rendere la nostra regione, il nostro territorio, il nostro patrimonio sempre più valorizzato. Senta, per concludere, c'è un qualcosa che lei vorrebbe realizzare in questo contesto, no? Io ho notato che il suo bagaglio culturale, ma anche tecnico, perché gestire un museo significa anche essere manager, no? In un linguaggio, se vogliamo definirlo, moderno, cosa aggiungerebbe a questa realtà? Beh, intanto sto puntando verso le tre parole che guidano la mia direzione, quindi efficienza, accoglienza e sicurezza. Questi sono i fari della nostra gestione. Dopodiché offrire al pubblico locale non un'offerta espositiva, come diceva lei prima, dinamica, però non soltanto a valore locale ma a valore internazionale, con grandi mostre che possano portare qui turisti da tutto il mondo, non solo per i bronzi di Riace, non solo per la nostra offerta espositiva permanente, ma anche per i tanti importanti capolavori che faremo venire appositamente in questo museo dagli altri musei nazionali e internazionali. È indubbio che ancora l'Italia si ritrova a vivere questa crisi insieme alla comunità europea, ma si parla di una crisi mondiale ulteriore, il che non può farci felici, insomma. Però manifestazioni di questo genere ci danno la speranza che possiamo contare ancora su tanti uomini e tante donne, no, per uscire fuori da questo pantano, partendo dal concetto di legalità. Anche nell'ultimo intervento, no, che chiude la prima sessione, di Angela Robbe, presidente di Lega Coop Calabria, si evince la passione, no, nel voler andare oltre i gravi problemi che comunque continua ad avere la Calabria. Certo. Noi abbiamo nel corso dell'anno i dati riportati da Svimez, impietosi tante volte, però quando lei magari ce li offrirà in questa occasione,
se lo fa con quella espressione, magari riusciamo a non vedere le cose così nere come spesso ci capita di vederle. Ma guardi, un dato è certo, la regione Calabria vive questa sua condizione, diciamo quasi se non secolare, ci manca poco, è atavica indubbiamente, e quindi i risultati che uno si può attendere non sono per qualche modo scontati. Quello che fa la Svimez ogni anno e che cerchiamo di fare è andare oltre i dati e andare oltre questo fatto. E dalla lettura che noi facciamo ogni anno di questa regione, le indagini che abbiamo fatto, gli studi che facciamo anche in collaborazione con la regione, ci consegnano un'idea nuova di questa regione, una regione resiliente, una regione che si sa cogliere anche momenti di cambiamento, e questa fase ci sono indicazioni forti macroeconomiche, perché la microeconomia coglie immediatamente gli aspetti, la macroeconomia è più dura a coglierli, ha bisogno di masse consistenti perché questi accadano. Questi stanno accadendo perché l'economia quest'anno è cresciuta anche un po' più del mezzogiorno, è cresciuta l'agricoltura reagisce, è un ciclo quadriennale, ma è un ciclo che puntualmente si presenta con la sua forza, 16% di PIL agricolo non è uno scherzo. E si presenta anche nell'ambito delle esportazioni in cui la regione, per quel po' che riesce a esportare, teniamo presente che l'industria in Calabria ha una presenza più bassa di qualunque regione italiana, anche più bassa della Valle d'Aosta. Quindi è chiaro che con quel poco fa moltissimo. Il mercato del lavoro da molti anni non si muoveva, si sta muovendo e si sta muovendo in modo complesso e estremamente creativo e positivo. Perché? Cresce l'occupazione nel primo semestre del 2016, ma contemporaneamente diminuisce la disoccupazione e migliora anche il quadro, comunque molto, molto pesante, anche la disoccupazione giovanile. Quindi ci sono questi elementi, anche nel dentro quell'elemento forte in cui si parla sempre di disorganizzazione del sud, incapacità della pubblica amministrazione di rispettare i bisogni dei cittadini, è una regione che ancora ha degli indicatori molto, diciamo così, contenuti, però si muove, si sposta verso l'alto. Non so se è un nuovo clima della regione, se i calabresi, come dire, raggiunto un certo livello, poi spingono. Forse anche magari una maturità. Guardi, le posso dire da calabrese che noi, come lei ha premesso, abbiamo problemi atavici da sempre, anche quando magari ci sono stati periodi in cui non li abbiamo vissuti, però ce li siamo sempre sentiti addosso, perché poi capita anche questo. Però da calabrese ho sempre pensato, in un periodo di profonda crisi, insomma l'Italia è in crisi, prendiamo l'Italia, è in profonda crisi, oramai dal 2008, allora, però forse è partita, ecco. Da quando siamo entrati nella Comunità Europea abbiamo dovuto smettere di fare la nostra politica individuale, cioè la salutazione competitiva, l'inflazione, le cose. Siamo stati costretti a fare immediatamente i compiti in casa. Lei aprirebbe un nuovo filone, no? Nell'intervista, perché ci sarebbero delle criticità sulle quali dovremmo approfondire effettivamente. C'è anche da dire una cosa che secondo me è utile. La Calabria ha anche delle grandi eccezionalità forti. Pensiamo al porto di Gioia Tauro. Porto di Gioia Tauro è una grande occasione. Però ha messo proprio il dito in un momento. Io studio la logistica economica. Antipatico per il porto di Gioia Tauro, perché proprio ieri saprà della notizia che MCD avrebbe confermato i 440 esuberi a fronte di una. Sta arrivando Grimaldi. Noi speriamo che Grimaldi possa risolvere. Grimaldi dovrebbe arrivare qui al porto di Gioia Tauro per fare il sistema. Ora, il transship, diciamo la verità, il transshipment è un metodo di trasporto, è una portualità superata, è ormai roba che possiamo confinare nella costa sud del Mediterraneo. Noi dobbiamo lanciare l'operazione sul sistema dello short sea shipping, e quindi del cabotaggio, della struttura delle vie, delle autostrade del mare. Gioia Tauro deve diventare un grosso nodo delle autostrade del mare del Mediterraneo. Sono questi segnali che non fanno bene alla maturità della quale parlavamo. L'IPA ha fatto un grosso sforzo dalla componente politica,
ma non solo, perché ormai questi giochi li fanno i grandi armatori, i grandi operatori logistici, sono loro che decidono, vanno in un paese e impongono a un mondo. Sono andati a Tangeri e hanno fatto quello che avrebbero potuto fare a Gioia Tauro. A Tangeri hanno creato una realtà di 50.000 posti di lavoro, con 100 imprese che lavorano lì. Possiamo lasciarsi sfuggire questa occasione. È il problema, e questo è il punto. C'è un rischio. Ora, io infatti quello che dirò oggi pomeriggio è che chiaramente ci sono, noi parliamo sempre di opportunità, ma quali opportunità? Io cercherò di indicarne qualcuna, cercherò di dare qualche elemento che spero, noi come Svimez naturalmente, come studiamo esperti di logistica economica, cerchiamo di individuare, perché la realtà della Calabria, io aderisco sempre con una certa diffidenza quando si parla di potenzialità, di queste sono parole vuote, secondo me. Oh, io direi, che cos'è la potenzialità? Che cos'è questo? È creare un sistema logistico, per esempio, che colleghi Gioia Tauro con Taranto, certo, che attraversi tutta la Calabria centrale, che la faccia risorgere e la proietti verso realtà notevoli che stanno cambiando alla velocità impressionante. Nel momento in cui lo diciamo già è cambiato. È cambiato. Come capirete, no, venga da questa parte. Io avrei speso, i telespettatori che ci seguono sanno quanto io ami dilungarmi in discussione. L'ho compreso. Poi c'è un limite per questo. Lo so, ma fa bene anche per il ruolo che ha. Io direi che poi siamo ospiti di un luogo. Che ha visto la sottoscrizione del patto per la Calabria, no? Certo. Tra il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il presidente della giunta regionale Mario Oliverio. Sì. Quello è stato, suppongo, un segnale forte, no? Noi dobbiamo stare attenti, come lei dice, no? Di non farci trascinare, o come diceva lo stesso presidente Angela Robe, dal brutto, no? Che no. C'è e magari spazza in via tutto. No, attenzione, non perdiamo. La ricerca del bello. Bisogna sempre cercare la ricerca del bello. Il bello è dell'uomo, della sua forza, del suo lavoro. La cooperazione è questo, è l'espressione del bello. Volevo aggiungere questo, semplicemente per concludere, ci ritroviamo anche nella giusta manifestazione. Lì c'è l'abbronzo di Riace che è nascosto là dietro, ma si vede però benissimo. Insieme a tante installazioni che ci fanno ricordare il valore delle cooperative in Italia. Assolutamente sì, certo. Lusetti, lei 2 anni fa al suo insediamento alla guida, alla presidenza di LegaCoop, si era dato un indirizzo, in particolare quello del cambiamento del modello del sistema cooperativo, però in termini di modernizzazione, di capacità di stare insieme. Sì. Ha raggiunto questo obiettivo al tempo? Lo stiamo costruendo, nel senso che l'obiettivo strategico definito al nostro 39° congresso era la costruzione dell'alleanza delle cooperative italiane, mettendo assieme LegaCoop, cooperative e AGC. Siamo a un punto molto avanzato, ho ancora 2 anni di mandato per completarlo e quindi sono particolarmente soddisfatto per quello che abbiamo realizzato fin qui, molto speranzoso di poter concludere questo grandissimo lavoro di grande importanza per tutti i cooperatori entro la fine del mandato. Senta, quando leggevo un po' qualcosa su di lei, no, sul suo operato, dicevo è capitato certamente in un periodo poco felice, ne sta avendo di tutto e di più, quindi occorre davvero che ci siano grandi capacità anche nel dialogare con le stesse istituzioni, con gli stessi soci, Mafia Capitale, bene o male ha gettato un po' un'ombra, no? Dubbi che non fanno certo bene, ancor meno per questo periodo di crisi. Bisogna investire ancora di più, e bene, anche stamane, no? Si è parlato di legalità, e riguardando anche la nostra regione, la ricchezza che ha e la necessaria collaborazione che si debba avere, incluse le cooperative. Questo è l'appello del Presidente Oliveri. Sicuramente sì, il periodo che abbiamo attraversato è stato caratterizzato da alcune emergenze sul tema della legalità, sul tema della tenuta anche di alcune cooperative in alcuni settori. Ovviamente chi si trova a governare
oggi le imprese e l'associazione si trova a gestire un periodo abbastanza complicato. Io credo che questo gruppo dirigente, questo movimento cooperativo abbia avuto la reazione giusta. Rispetto ai temi della legalità che hanno attraversato alcune cooperative, poche a dire la verità, ma per noi sempre troppe, la reazione è stata di grande fermezza e di grande decisione, allontanando le persone coinvolte nelle indagini, ma soprattutto assumendo iniziative importanti come la chiamata in correo e quindi azioni di responsabilità nei confronti delle persone coinvolte. Siamo stati ammessi come parte lesa nel processo di Mafia Capitale, abbiamo avviato e concluso una raccolta di firme per aumentare il contrasto attraverso una nuova legge di iniziativa popolare nei confronti di quelle che noi consideriamo false cooperative presenti nell'ambito dei servizi, nell'ambito dell'agricoltura, dietro le quali spesso si nasconde dumping contrattuale, lavoro nero, calpestio dei diritti dei lavoratori. E quindi da questo punto di vista l'iniziativa nostra è stata all'altezza della situazione e oggi questo ci viene riconosciuto anche dai sondaggi che periodicamente facciamo nei confronti dell'opinione pubblica, e la fiducia nei nostri confronti è tornata a salire oltre il 50% dell'opinione pubblica, e questo è un dato molto importante per noi. Senta, possiamo aggiungere valore a valore, perché se è vero quanto lei ha detto, sempre nel suo programma aveva auspicato una presenza delle cooperative sul territorio in termini di immagine, cioè far conoscere il lavoro che svolge, no? Questa importante, oramai possiamo definirla una vera e propria struttura al fianco delle istituzioni. Questo percorso si sta avviando o è già a buon punto o si deve lavorare e ancora tanto? Ma noi abbiamo voluto con questa celebrazione dei 130 anni sottolineare anche dal punto di vista della comunicazione questo nuovo inizio della cooperazione, nuovo inizio per quanto stiamo facendo sul versante dell'economico e sul versante del riposizionamento nei confronti delle illegalità, nuovo inizio nel contesto del progetto della costruzione dell'alleanza delle cooperative. La Biennale dell'Economia Cooperativa a Bologna, questo percorso di itineraria, questo viaggio che stiamo realizzando nell'Italia cooperativa, nelle città dell'Italia cooperativa, vuole rilanciare la nostra immagine, il nostro rapporto, la nostra relazione con le comunità, perché per noi è vitale, fondamentale recuperare e ricucire quel filo che alcuni episodi hanno in parte compromesso. Stiamo vivendo ovviamente la prima delle due giornate della Biennale dell'Economia Cooperativa, però siamo ovviamente con chi ha organizzato la manifestazione, Angela Robbe, presidente di Lega Coop Calabria. Prima di riportarle alcune domande dal mio punto di vista interessanti, perché ho vissuto questa prima giornata, devo capire se mi sono sbagliato circa una questione. Io ho visto spesso mi capita di seguire Angela Robbe nel corso delle diverse conferenze stampa, ovviamente interventi ricchi di contenuti, però quest'oggi era come se si trovasse nel suo habitat ideale. Mi dica se sbaglio. Sono 20 anni di cooperazione ormai, forse qualcosina in più, per cui è il mio habitat naturale e mi piacerebbe farlo conoscere per come l'ho conosciuto io, grazie ai cooperatori, grazie ai colleghi, all'organizzazione nazionale. Mi piacerebbe farlo cogliere nelle sue potenzialità e nella sua bellezza. Io lo ripeto, potenzialità economiche e bellezza, ed è il motivo per cui ho anche voluto fortemente che fosse qui la mostra, in un luogo così bello, così capace di dimostrare che la storia della Calabria può essere un'altra. Devo dire che ho trovato anche il direttore del museo immediatamente disponibile e io lo ringrazierò sempre. La mia area è questa, ma
è l'area di tanti. E io credo che la cooperazione sia l'area in cui tutti ci si possono ritrovare, perché per un motivo o per un altro tutti siamo stati cooperatori. Bisogna che diamo consapevolezza a questo essere cooperativi. Sono state davvero tante le cose che ha detto il presidente di Legacoop Calabria, la ricerca del bello, ma ha esordito dicendo: noi dobbiamo investire sulla comunicazione, far comprendere quanto sia bello vivere all'interno delle cooperative, perché noi nel corso del tempo abbiamo mancato, no? In realtà si trova sulla stessa idea del presidente nazionale, no? Lusetti, il quale ha detto: attenzione, dobbiamo sì certo creare quella sinergia tra le diverse cooperative, c'è questo senso di unitarietà, però dobbiamo farci anche vedere, la stessa mostra, no? Ci fa vedere, lì c'è un'installazione che io lo sto dicendo un po' ovunque, considero tra le più belle, perché nella sua semplicità è efficace. Forse il valore della cooperativa è proprio lì. Senta, lei ha detto: noi non saremo grandi nei numeri, saremo piccoli magari rispetto a tante altre realtà, ma forse perché ci scegliamo i nostri soci, le nostre aziende. Sì, noi abbiamo un dovere. La cooperazione, le cooperative, quando fanno delle cose positive sono fatte dalle cooperative, sono fatte in maniera corale. Quando fanno delle cose negative, non solo sono percepite come fatte da tutta la cooperativa, ma fatte da tutta la cooperazione. E quindi ne pagano le conseguenze anche le altre cooperative, proprio perché parliamo di imprese che hanno una proprietà che si trasferisce negli anni ed una proprietà che può essere allargata. E allora dovremmo sentire di più la responsabilità di avere al nostro interno cooperative che rispecchiano e rispettano i valori per i quali sono nati. Si può fare economia in modo legale, trasparente e positivo. Forse facendolo in un altro modo è più facile, più conveniente, più comodo, si arriva prima, non lo so, ma noi non è quello che vogliamo, anche perché le cooperative per loro natura sono imprese lunghe nel tempo, che hanno bisogno di tempo per dare il meglio di sé. Hanno bisogno di maturare l'esperienza dei soci, dei cooperatori, hanno bisogno di far lavorare il capitale lavoro prima ancora del capitale monetario. E allora la nostra responsabilità è quella di scegliere i migliori e, come diceva Barberini, magari trattarli come i peggiori. Però abbiamo questa esigenza per rispetto delle cooperative corrette, altrimenti noi rischiamo di buttare tutto. 130 anni di esperienza, 40 anni di esperienza e di buttare via tutto il lavoro fatto dalle cooperative serie, e questo non ce lo possiamo consentire. Ovviamente noi abbiamo già parlato dell'importanza che riveste questa mostra, racconta i 130 anni di Legacoop in Italia, ma unitamente alla stessa c'è anche un fotolibro, racconta a suo modo i 40 anni di Legacoop Calabria, e mi ha fatto piacere perché è stata menzionata anche una personalità che ha dato molto alla Calabria, soprattutto direi personalmente al mondo del sociale, non stava mai fermo con il suo archivio, come lei ha detto, no? Nel suo intervento, un archivio storico, ma che aveva la valenza di quello che era stato realizzato con i fatti. Quirino Ledda. Sì, anche per questo abbiamo scelto di fare un pezzo del nostro lavoro nel Consiglio regionale. Quirino veniva da un altro mondo, prima ancora che essere un cooperatore è stato un uomo delle istituzioni, è stato un uomo del sindacato, e forse per questa sua poliedricità è riuscito a cogliere il bello che poteva dare la cooperazione ed è riuscito a mettere su il settore delle cooperative sociali, che non esisteva prima perché è nato nel 92 in sostanza, e ha dato a questo settore dignità di soggetto imprenditoriale condiviso e diffuso. Oggi le cooperative sentono questa forza, quel settore è nato con una precisa identità e noi vogliamo conservarla, come vogliamo conservare l'identità di tutti i settori che nel corso di questi 40 anni sono nati e si sono evoluti. Il lascito di Quirino è l'identità. Siate forti nella vostra identità e tirate dritto rispetto alle
alle vicende anche negative, perché piano piano le cose vengono fuori e ognuno degli uomini che hanno scritto quel libro, quel fotolibro che è la nostra storia, e noi dobbiamo riuscire a raccontarci. Noi non sappiamo raccontarci, noi non sappiamo far vedere cos'è una cooperativa, non lo sappiamo far capire, forse. Forse siamo troppo impegnati a risolvere i problemi del quotidiano, anche, e alle volte il quotidiano è preponderante, insomma, primum vivere. Però abbiamo dei momenti in cui dobbiamo fermarci, dobbiamo dirci, guardarci allo specchio, dirci chi siamo per capire dove vogliamo andare in futuro, per capire se in questa complessità, in questi cambiamenti così veloci, così importanti, ha ancora un senso fare cooperazione. Beh, guardando la storia, io dico sì, ha un senso. Forse ne ha più ora di quanto ne avesse qualche anno fa qui in Calabria. E forse finalmente cominciamo a vedere anche gli economisti dei premi Nobel importanti, che hanno anche partecipato alla nostra biennale, ce lo dicono. Guardano con favore ad una forma alternativa di economia. Io spero che stamane erano tutti presenti, a partire dal presidente Oliverio. Io pensavo non venisse quest'oggi, però quando sono arrivato l'ho visto lì intervenire, ho detto evidentemente considera l'appuntamento importante, l'ho voluto dire in modo del tutto schietto. Ovviamente il libro del quale abbiamo parlato è stato editato dal Rubbettino, avremmo voluto incontrarlo ma sembra che sia andato già via, ma ci fa piacere che ci siano aziende che investono da sempre, lo possiamo testimoniare, nella cultura a 360 gradi. E in questo luogo quest'oggi si è parlato sì di economia, di legalità, forse si è parlato di tutto, come in realtà le cooperative, no, racchiudono tutto, sì, e dunque sì. Questo è stato forse il cuore della manifestazione. Sì, oggi si è accennato a tante cose, a tutte le cose delle cooperative. Oggi pomeriggio e domani mattina cercheremo di fare il punto su alcune questioni, le tre questioni che io credo siano, ragionandone con la presidenza, ragionandone con i cooperatori, siano dirimenti per la nostra crescita e per il nostro sviluppo, vale a dire l'economia, perché noi dobbiamo parlare di economia vera, sostenibile, coesa, dobbiamo parlare di legalità, dobbiamo applicare la legalità e capire però quali sono i meccanismi nei quali si perde, e la questione dolente dei migranti, che è un'altra delle questioni che si affaccia con prepotenza e che noi dovremo affrontare, perché siamo le porte d'Europa e le porte del Mediterraneo. Bene, a questo punto avremmo dovuto chiudere questa puntata, ma io la voglio proporre, questa chiusura, non solo ai telespettatori, ma soprattutto al presidente di LegaCoop Calabria, Angela Robe, perché ci sono gli auguri particolari del presidente di LegaCoop Lusetti. Allora, vogliamo chiudere qui questa puntata del Focus con gli auguri del presidente alla presidente Angela Robe, va bene? Grazie mille. 130 anni per LegaCoop e 40 per LegaCoop Calabria. Quali sono i suoi auguri alla presidente Angela Robe? Ma i miei auguri sono quelli, innanzitutto, essendo lei molto giovane, di stare di poter celebrare anche un secondo anniversario nei suoi secondi 40 anni di vita della Lega delle Cooperative. L'altro augurio è invece una certezza, una speranza, è che questo nostro paese ripartirà e riuscirà ad uscire da questa situazione di crisi solo se riusciremo a consolidare un percorso di ripresa economica e sociale nel Meridione. In questo contesto la Calabria, la Lega delle Cooperative, è a disposizione del Paese, è nelle condizioni di dare un contributo importante, lo vogliamo fare.